benvenuto a tutti. La presenza del ringraziamento a livello provinciale onora la nostra comunità. Trovate la chiesa che è stata appena consacrata poco tempo fa e questo è anche un bel modo di accogliervi a casa nostra. Per celebrare degnamente i santi misteri, per dire con tutto il cuore il nostro grazie a Dio per l'annata agricola che si è conclusa. Nei Vangeli, in queste ultime domeniche dell'anno liturgico, che per noi termina domenica prossima con la solennità di Cristo Re, ma anche nei Vangeli dei giorni feriali, noi leggiamo parte dei discorsi sulla fine che ha fatto Gesù, in termine tecnico i discorsi apocalittici, ciò che sarà alla fine. Però, ascoltando la lettura del Vangelo di oggi, ogni epoca umana è un'epoca di fine e di compimento. I terremoti non sono annunciati solo come una cosa futura, sono stati vissuti dalle generazioni precedenti, ma anche dalla nostra generazione, come anche le guerre, le sollevazioni dei popoli contro popoli e anche le epidemie. Potremmo dire che Gesù ci dice questo fa parte della vita, ma ci chiarisce anche che non sono punizioni. Nella terremoto, nell'epidemia, nella guerra, Dio è accanto a chi vive quelle realtà. Non manda, sono scelte nostre, scelte cattive nostre, ma Dio è vicino ai suoi figli che sono nella terra. Questo è il contesto del Vangelo di oggi, ma manca la parte più bella, quella che Gesù dice, ma voi sollevate il capo. Non lasciatevi schiacciare, non lasciatevi fare sì che il capo sia basso, alzate il capo, perché la vostra liberazione, che è una persona, che è Gesù, è vicino. Oggi noi viviamo, e ci fa tanto onore, la giornata provinciale del ringraziamento al termine dell'annata agricola. Ogni anno i vescovi danno un tema sul quale riflettere, prepararsi. Il tema di quest'anno è coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto, è la citazione biblica, storia del creato, legalità e agromafia. È bello ricordare sempre in giornate come queste il ruolo che l'uomo ha nel creato. Lo vediamo già dalla prima pagina della Bibbia. Dio pose l'uomo e la donna, quindi la umanità, a custodia come custodi e coltivatori del creato. Non sono gli schiavi della gleba o i servi di Dio obbligati, ma una grande dignità che viene affidata a ognuno di noi e in modo particolare a chi la terra coltiva, la difende, trae vita per sé e per le persone. La terra che è stata chiamata madre a San Francesco, perché dalla terra ne abbiamo vita, anche perché la terra ci è connaturale, anche in un'epoca come quella nostra, dove tutto sembra così al di là di queste realtà antiche. Ci chiamiamo uomini perché in noi c'è la parola humus. Lo sappiamo bene, non è la terra arida,
naturalmente. L'humus è la terra buona che ha avuto buoni contributi naturali e che può portare tanto frutto, e lo conoscono anche le donne, i fiori di casa, se si prende una terra buona si è sicuri. Dice che non siamo niente, siamo grandi, siamo fatti di terra, ma di una terra che può produrre. Dio fece l'uomo dalla terra, dall'humus, e il legame di tutti con la terra. Certamente è una madre di cui ci siamo molte volte dimenticati, la terra. L'abbiamo violata, è prevalso l'interesse di pochi sul diritto di tutti di avere cibo dalla terra. Se noi avessimo un po' di quella sapienza che Dio ha, non ci sarebbe il problema della fame, non ci sarebbe il problema delle divisioni e delle guerre. Eppure non riusciamo a stare in pace. Tutto per possedere, per convinti che le cose ci danno sicurezza, ci danno futuro. È sempre bello dire che gli amici, le persone, l'amore che ci lega, la collaborazione, il sentirsi parte, come voi agricoltori, una grande associazione, una grande anche avventura. Quello rende grande, quello apre il cuore ad essere per tutti il nostro impegno. Allora dobbiamo chiedere al Signore che continuamente ci dia il grande rispetto alla terra, che non sia violata, che non sia usata per solo taluni, che non sia solo il frutto dove poter fare affari grandi e molte volte rossi. Penso a tutto il grande problema, soprattutto nel sud Italia o nei paesi poveri del mondo, che accolgono tutte le i rifiuti più pericolosi della loro terra, rovinandola, rendendola infruttuosa e addirittura pericolosa per chi ci vive vicino. Ci dia questa sapienza, invocheremo poi San Isidoro, coltivatore, questa figura storica, non è un mito del passato, dove quest'uomo, sappiamo che è il nome della moglie tra l'altro, quest'uomo vive di agricoltura, però sa sempre mettere Dio al primo posto. E se Dio è al primo posto nella propria vita, anche le altre cose vanno al posto, perché lui, Dio ci ricorderà che ci sono gli altri, e che ha quella espressione sempre infantile che molte volte ci accompagna nella vita, io. Il Signore ci aiuta a dire il tu, ma ci aiuta a dire soprattutto il noi. Al termine dell'annata agricola, come in comunità di Fossalone, vogliamo ringraziare il Signore per i sacerdoti che ci hanno accompagnato in questi anni, Don Michele Donadire, e per la venuta di Don Mauro in mezzo a noi. Preghiamo. Signore, sezione di Corpus. L'offerta te cadere.
Padre nostro che stai nei cieli, guarda con amore questa grande famiglia di coltivatori che oggi rivolge a te la preghiera di ringraziamento. Gesù, il figlio tuo, ti ha chiamato agricoltore. Noi vogliamo ringraziarti per questo dignitoso lavoro che ci hai affidato, chiamandoci a continuare sulla terra la tua opera creatrice, la tua paterna presenza provvidente. I tuoi figli chiedono ogni giorno il pane quotidiano e tu, per mezzo nostro, continui a nutrirli con amore su tutta la terra. Ti rendiamo ancora grazie per aver scelto il pane e il vino, frutto del nostro lavoro, per rendere presente sull'altare il tuo divino figlio, che attorno alla mensa tutti ci affratella. Grazie, Signore, per il sole e per l'acqua, per la bella e per la triste stagione, per l'abbondanza del raccolto e per le avversità della natura, che ci stimolano a guardare con più fiducia alla tua provvidenza. Grazie, Signore, per coloro che nel godere i frutti della terra hanno comprensione e rispetto per i nostri sacrifici. Benedici le nostre famiglie, siano fondate sulla roccia dei valori evangelici. Fa, oh Signore, che collaboriamo con le altre componenti della società in modo costruttivo. Donaci la fortezza per essere onesti nel lavoro e negli affari. Donaci l'amore per essere solidali verso i bisognosi, vicini e lontani. Infondi in noi, oh Signore, nell'animo dei nostri figli e di coloro che saranno chiamati a custodire e governare la terra dopo di noi, la tua sapienza per non prevaricare il creato, ma comprenderlo e svilupparne la ricchezza e il servizio di tutti. E alla fine del cammino terreno, concedi, oh Signore, che tutti possiamo partecipare alla gloria del tuo regno nei cieli, che hai preparato per i tuoi eletti. Gli agricoltori, le varie sezioni che sono rappresentate, ma un cordiale, veramente saluto affettuoso ai giovani agricoltori e a quella scuola di eccellenza che è la scuola, l'Istituto Agrario Brignoli di Gradisca. C'è il futuro dell'agricoltura nostra in quella scuola che si legge dai giornali, che mi fa sempre piacere, sperimentano sempre cose un po' più in là di quello che è normale, perché guardano, essendo giovani, sempre un po' più avanti a noi. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo impegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi per il suo lavoro e oggi in modo particolare per il lavoro agricolo, fa che i conducenti di queste macchine operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e incolumità di tutti e sempre avvertano accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Divine, omnes sanctae, divine.
sui banchetti che stanno alle spalle della banda, noi adesso ci attrezzeremo per raccogliere delle firme su una petizione che si chiama Stop Cibo Sintetico, di cui ve ne parlerà nel suo intervento la Presidente, ma vi invito a fermarvi e a sottoscrivere la petizione, perché come capiremo dopo è un momento importante. Saluto tutti, calorosamente ringrazio la Coldiretti per avermi invitato a questa cerimonia, la festa del ringraziamento. Ovviamente saluto tutti i sindaci della ex provincia di Gorizia, gli assessori che sono qui con noi per questa festa. Ringrazio anche il presidente della Fondazione Caridò, i consiglieri regionali che sono qui presenti e mi pare di aver visto anche un rappresentante della Camera di Commercio di Gorizia e poi anche il rappresentante dell'Istituto Agrario di Gradisca. Infine un saluto all'Arma dei Carabinieri e anche a Circumare. Benvenuti a tutti quanti. Colgo anche questa occasione per porgere un saluto a Monsignor Mauro Belletti, a nome mio e dell'amministrazione comunale di Grado. Un benvenuto come vicario dell'arciprete, Monsignor Mutarelli, ma col preciso incarico di essere amministratore di Fossalusa. Lo saluto nella piena convinzione che saprà farsi apprezzare dai suoi parrocchiani come sacerdote, che deve essere, e sicuramente lo sarà, pastore tra la gente. La celebrazione della giornata del ringraziamento è un necessario richiamo al dovere di rispettare, custodire, coltivare e lavorare la terra che è madre generosa di nutrimento e di ricchezza per tutti gli uomini. Puntualissimo, hai toccato un po' tutti i punti che riguardano questa nostra annata agraria. Mi unisco ai saluti del sindaco, di tutte le autorità civili, militari e politiche. E per noi agricoltori il ringraziamento è sì la giornata appunto in cui ringraziamo per i prodotti che bene o male siamo riusciti a portare a casa, per il frutto del nostro lavoro che siamo riusciti a portare a casa, ma è soprattutto anche un po', qualcuno l'ha definito il capodanno dell'agricoltore, perché tiriamo un po' le somme di quella che è stata l'annata e programmiamo l'annata successiva. L'annata che si è conclusa adesso sicuramente la ricorderemo come una delle più difficili purtroppo, iniziata l'autunno scorso con un incremento dei prezzi sia dei fertilizzanti che dei sementi, dovuti poi anche non solamente giustificati ma dovuti anche ad una forte speculazione. Speculazione che purtroppo è andata ad acuirsi con lo scoppio del conflitto tra Russia e l'Ucraina, e a questa speculazione qui si è aggiunto poi anche il costo sempre più alto dell'energia, che ovviamente pesa sulle nostre aziende. Non tantissimo da fare, ma lo premiamo lo stesso. Allora io inviterei vicino al presidente di Coldiretti Gorizia e al sindaco di Grado Gianni Balduit. Lo trasmette nei confronti della sua campagna, prima di tutto nei confronti della sua famiglia e anche, dico anche, ma perché voglio dire nella scala dei valori più o meno sta lì, alla Coldiretti, a cui non ha mai fatto mancare un solo sì ogni volta che gli è stato chiesto qualcosa. È un sì che è sempre arrivato col cuore ed è personalmente un caro amico, ma un degno rappresentante di una comunità agricola come quella di Fossalon, che ha tanto da dire, ogni tanto soffre di sindrome di accerchiamento, però ha tanto da dire e soprattutto tanto da dare, ed è veramente un piacere la consegna di questo premio a te. Ovviamente ai ringraziamenti a Gianni Balduit, e prima di dimenticarmi voglio fare anche altri ringraziamenti ovviamente a tutta la sezione di Fossalon, al comune di Grado e ultimi ma più importanti, perché adesso ci apprestiamo al momento conviviale, la Proloco di Grado che ha offerto il momento conviviale. Grazie. Allora adesso probabilmente la banda ci accompagna.